Oggi parliamo di concorsi, o meglio, di quest'altra favola che viene raccontata ai disperati. Parliamo dei concorsi pubblici innanzitutto. Beh, io sinceramente sono rispettoso della Costituzione, che è sacrosanta. Infatti l'articolo 97 della Costituzione recita, prescrive, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede tramite appunto concorso. E quindi è una forma di trasparenza, è una competizione sana. Però, oltre al fatto che, diciamocelo, non lo dico io, ma lo dicono gli arresti, la cronaca nera, la cronaca giudiziaria, ma avete visto quanti concorsi sono stati manipolati, alterati, e lo dicono le mazzette, i soggetti finiti in galera, i rei confessi, insomma... Io alla favola del concorso pubblico non ci credo più, perché nel 90% dei casi o devi avere il classico calcio nel sedere, la classica pedata che ti fa trovare il posto di lavoro, oppure hai voglia a fare viaggi della speranza, a prenotare alberghi, a fare viaggi in treno, in aereo, in macchina, come volete voi, ma alla fine tu il concorso non lo vinci. Ma non lo dico io, lo dice la cronaca giudiziaria, lo dicono gli arresti, lo dicono le manette, lo dicono le inchieste. Non è che sto scoprendo l'acqua calda o sono un malpensante, ma al di là di questo è proprio la macchina dei concorsi che è faraginosa, è elefantiaca, è davvero ridicola. Il paese dei concorsi infiniti, 100 milioni al mese di spesa e poi tutti questi ricorsi sempre in agguato. Stiamo parlando veramente di situazioni incredibili, incredibili, e lo dicono i numeri, pensate un po', 280.000 sono i partecipanti record ai concorsi pubblici in Italia che si sono tenuti nel 2014, 280.000 persone che hanno fatto i viaggi della speranza, avranno pregato i vari santi del paradiso, ma invano. 1,4 miliardi è la spesa che il nostro paese ha sopportato quell'anno per tutte queste selezioni. 5 mesi è quasi la metà dei partecipanti non può appunto lavorare 5 mesi al fine appunto di potersi preparare, 5 mesi buttati al vento. E poi ci sono anche le tasse, la tassa per prendere parte, per partecipare al concorso. I bandi impongono spesso una tassa per prendere parte fino a 25 euro per candidato. Allora io devo fare il concorso, pago la mia bella tassa, mi sobbarco le spese di viaggio, di pernottamento e quant'altro, di sostentamento, devo mangiare, bere e dormire, per capirci. Si fanno questi concorsi e poi, quando mai i concorsi vedranno la luce? Nel frattempo ricorsi, controricorsi, e questi concorsi che vedono la nascita del vincitore dopo 10-15 anni, non si capisce più niente. Pensate un po', giusto per capirci, all'odissea delle 300 unità del Corpo dei Vigili Urbani della capitale di Roma. Bandito nel 2010, è stato sospeso per 7 anni. Tutta una serie di vicende, tra cui la defenestrazione del presidente di commissione e quindi la scoperta, udite, che le buste lasciavano intravedere il contenuto. Tanto per dire una delle tante motivazioni, delle tante cavolate che sono state compiute e che hanno comportato ovviamente un ritardo appunto nei concorsi. E poi situazioni davvero stranissime, incredibili. Quesito per laureati in beni culturali. Di cosa sono fatti i bronzi di Riace? Risposta: A. Legno, B. Marmo, C. Bronzo. E di cosa volevate che fossero fatti i bronzi di Riace? Di oro? È un po' come dire: di che colore è il cavallo bianco di Napoleone? Qui, signori, stiamo parlando di concorsi pubblici, non stiamo parlando di barzellette. Questo è l'assurdo. E allora uno dice: ma questi concorsi, no?
questi concorsi infiniti, queste spese che si sostengono, questi viaggi della speranza, i vari costi di varia natura, ma ci rendiamo conto? Io sinceramente credo più che nei concorsi dell'iniziativa privata, perché i concorsi pubblici, voi ci credete, io no. Spesso, e lo dice la cronaca, lo ribadisco, non sono sempre limpidi, e quando anche lo sono, passano molte volte anche i decenni prima che esca il vincitore alla luce di tutta questa fitta tela di ricorsi e controricorsi. Credo piuttosto nella iniziativa privata, nell'impresa privata, perché poi nel privato, se vali, non hai bisogno della spinta. Se io sono un imprenditore e devo assumere una persona, io l'assumo perché è capace. Se non è capace, non l'assumo. Non assumerò mai il raccomandato di turno, perché ci vengo a perdere io, perché metterei un incapace nella mia azienda. Ma concorsi pubblici, certo che danno una brutta immagine del paese Italia e dello Stato italiano. Io dico la mia, senza bavaglio, io ai concorsi pubblici non credo. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.